l'abbiamo mandata fuori di casa da un pezzo. Lo sa quanti se n'ha oggi? 16. Io mi sono mica levata la stanza per divertirmi, sa. Quella che c'era prima almeno, e l'era puntuale. Guarda, neanche lei mi risponde. Sì, la lettera va a casa. Oh, ma lei è una mania. E voi venite tutti a Roma. Tanto siamo pochi. Gli è un mese che si aspetta la lettera. Io lunedì voglio la stanza. E la mi paga, perché altrimenti la roba e la unesce, glielo dico io che la unesce. E stare fresca e stare lì. Fino a lunedì ho detto. Prego, si accomodi. Mi dica. Dica. Non abbia timore. Come posso aiutarla? Il fatto è che mi sono sposata. E dopo 2 anni mi sono divisa. Dopo sono tornata un'altra volta. E ho avuto un bambino. Ma poi sono andata via, perché lui mi dava molte botte. Ma comunque, tutte mi dicevano che un marito è sempre un marito e sono tornata di nuovo. E intanto ho avuto un'altra figlia. Ho capito, ora mi dia la mano, vediamo un po'. Vediamo un po'. Beh, non trovo che ci sia da preoccuparsi eccessivamente. In questa mano ci sono delle prospettive abbastanza favorevoli, fortunate. Niente contrario, le cose infauste. Ma io vedo un'altra famiglia. Non è chiaro se si rimetterà con suo marito o con un altro. Ma ci sarà una liberazione. Nonostante le sue disavventure, si può rimediare. Se si può rimediare, verrà il benessere, l'agiatezza, non la ricchezza. Potrà fare qualche viaggio. Sarà contento. Speriamo bene. Il suo cammino dietro a lei è molto bello. Se lei saprà seguirlo, riuscirà perfettamente nella sua vita. Ma ci sono dei bivi che lei non deve prendere. Altrimenti potrebbe essere compromesso il suo avvenire.
Mi dia la sua mano sinistra, prego. Chiuda la mano. Adesso con questa siamo in comunicazione. Apra la mano. Completamente. Non tutto è perduto. Non si preoccupi per una signorina alla quale lei pensa molto. C'è l'avvenire che conta. Sì, l'avvenire. Vede come si muovono le circostanze? Dinanzi a lei c'è un cambiamento nel suo lavoro, ma non conforme ai suoi desideri. Dietro di lei c'è una donna che desidera farsi sposare e certamente lei la sposerà, ma lei non è ancora convinta. Lei è sedendo in questa posizione, lei è soggetto alla cattiveria degli altri. C'è una disgrazia, sì, c'è una disgrazia, però non morirà, perché ha vicini i due figli. Oh, that was crazy.
nostre disgrazie. Per la nostra consolazione preghiamo tutte le sante. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra, amen. Signore, che cosa le posso dire? Questa è una mia figlia, vede che si è sposata. È proprio disgraziata anche lei. Come mi ha preso dentro che me, perché lui il genero per far più bello mi ha avuto fuori di casa, eh? E così io non so, sono proprio la disperazione, non so che parte prendermi, eccola, perché che possa...
proprio tu, amore mio? Sì, sono Valentina, tua sposa. Dimmi, che sarà il mio prossimo futuro? Avrai molto... Avrai molto contrasti, ma questi contrasti li superi. Che ne è che sarà la nostra care figlie? La più piccola fra un poco si sposa, avrà una buona fortuna. Voglio sperare che tutto quello che dici sia vero. Adesso non lo faccio più. No, guariti tanti. Maschi, femmine. Che ci avevano l'ezzema, ci avevano i dolori reumatici. Ma i galli costano cari. Preferiscono andare dal medico. Qui ce ne sono venuti tanti, signore con la pelliccia. Signori. Ah, pure un prete con una panza grossa così. E l'ho guariti. Mo' ve faccio vedere. Questa sì che è una bella bestia, un bel maschio, sangue forte, sangue vivo. Con questo dovrebbero fare le medicine, non con quelle fregnacce. Cura l'anemia, leva il malocchio, eccolo come si fa. Si prende qua, così, si incide, si bagna la mano e si fa il segno.
nostre disgrazie. Per la nostra consolazione preghiamo tutte le sante. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra, amen. Signore, che cosa le posso dire? Questa è una mia figlia, vede che si è sposata. È proprio disgraziata anche lei. Come mi ha preso dentro che me, perché lui il genero per far più bello mi ha avuto fuori di casa, eh? E così io non so, sono proprio la disperazione, non so che parte prendermi, eccola, perché che possa... Sono proprio la disperazione, non so che parte prendermi, eccola, perché che cosa...
nostre disgrazie. Per la nostra consolazione preghiamo tutte le sante. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra, amen. Signore, che cosa le posso dire? Questa una mia figlia, vede che si è sposata. È proprio disgraziata anche lei. Come mi ha preso dentro che me, perché lui il genero per far più bello mi ha avuto fuori di casa, eh? E così io non so, sono proprio la disperazione, non so che parte prendermi, eccola, perché che possa... Sono proprio la disperazione, non so che parte prendermi, eccola, perché che possa...
preso dentro che metta, che lui il genero per far più bello mi butta fuori di casa, eh? E così io non so, sono proprio la disperazione, non so che parte prendermi, eccola, perché che cosa... Thank you.